relativamente al lavoro con Elisa e Maya c'è stata questa coincidenza che di fatto mi vede presente a Roma con una personale legata al sangue che dà appunto il titolo alla mostra. E poi c'era questa cosa a New York con la Last Ride Gallery di una collettiva sul tabù, il titolo è Il Tabù, e mi sembrava abbastanza pertinente giocare, insomma, sdoppiando poi il soggetto legato al sangue sia per Il Tabù che per la mostra di Roma, per cui ho concepito i due quadri distinti, pur ovviamente partendo dallo stesso punto, dove di fatto una modella perde sangue e l'altra lo vuol bere, lo vuole comunque assaporare. Beh, di dipingere a tutti gli effetti magari no, ma di mischiarlo, di intervenire con gocce di sangue, magari utilizzarlo per una scrittura, magari per il logo, questo sì, ci ho pensato diverse volte, perché effettivamente il colore è forse il colore che mi piace di più, e a questo proposito si riallaccia il discorso del quadro fatto con Elisa e con Maya. Una volta stabilita la misura della tavola e preparata ovviamente con il gesso di Bologna, la colla, l'acqua e una stesura di acrilico bianco, inizio a disegnare, per cui trasferisco il soggetto, l'immagine realizzata fotograficamente, copiando sostanzialmente la fotografia e inventandomi tutto quello che è legato al decoro, che ne so, le corna, le cose che poi non ho fotografato. Assemblo un po' tutto con il disegno, un percorso che richiede alcuni giorni a seconda della tipologia del lavoro, ovviamente più figure ci sono più si allunga il lavoro, però vabbè, insomma, una media di 2-3 giorni riesco a ottimizzare un disegno. Nel momento in cui il disegno è completo, anche spesso molto chiaroscurato, perché questo mi aiuta molto nella prima fase di stesura del colore, che è di fatto un colore ad olio molto diluito, mescolato con acquaraggia, è reso quasi acquerellabile, per cui è una stesura trasparente pur essendo olio, e questo mi permette di mantenere il disegno in trasparenza, per cui in realtà è una stesura abbastanza informale, mantiene ovviamente per sommi capi chiaroscuri e mi dà ovviamente la possibilità di guardare il disegno, di seguirlo nel momento in cui comincio il lavoro ad olio, con l'olio di lino, dopo che il fondo si è seccato. Il quadro comincia a prendere, insomma, le caratteristiche cromatiche che conosciamo, e questa è l'operazione più delicata, più lenta, quella dove di fatto devi mantenere la concentrazione per mantenere sostanzialmente pulito il colore ad olio, e puoi andare avanti per settimane in realtà, perché è una stratificazione ed è un percorso per velature, per cui, che so, stai facendo un volto e dopo averlo lasciato per il drappeggio ti accorgi che manca qualcosa e ci ritorni e poi ci ritorni ancora, e lì è una questione proprio di porsi un limite, anche perché di fatto il problema è la lentezza nell'esecuzione. Arrivo al punto di farmi violenza e di dire ok, basta, non voglio più toccare questo quadro, anche se so che potrei andare avanti, continuare a perfezionare così.